Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questa undicesima puntata del podcast di Marcos Box. Questa settimana ci saranno parecchie notizie riguardanti il mondo dei browser, perché sembra che questa settimana si siano dati tutti quanti appuntamento per pubblicare notizie, aggiornamenti e quant'altro. Vabbè, cominciamo con la prima notizia. Ho pubblicato sul blog una guida che illustra i comandi PDF Unite, che consente di unire PDF su Linux utilizzando la riga di comando. Nel post trovate maggiori informazioni su questa utility, la riga di comando, che trovate su tutte praticamente le distribuzioni GNU Linux. La sintassi è molto semplice di questo di PDF Unite, è semplice ma è efficace. Vi sarà capitato di dover unire diversi PDF e siete andati magari alla ricerca di applicazioni di terze parti o servizi internet che consentono di fare queste cose? Bene, dimenticatevi tutto questo, potete utilizzare direttamente PDF Unite, il vostro filo terminale, e in men che non si dica, in 2 secondi avete generato il PDF con l'unione dei vari PDF d'origine. Memorizzatevelo, perché vi salverà la vita, informaticamente parlando, quasi sicuramente diverse volte nella vostra vita lavorativa o anche nella vita di tutti i giorni. Bene, passiamo adesso al rilascio di GIMP 2.10.10. Questa nuova versione, come sempre, introduce delle nuove funzionalità, ottimizzazioni e correzioni di stabilità del programma. Tra le principali novità c'è il rilevamento della linea d'arte dello strumento Bucket Fill per gli artisti di fumetti, vari miglioramenti dell'usabilità degli strumenti di trasformazione, modifiche per i pennelli parametrici che adesso hanno una precisione a 32 bit per canale, il flusso di lavoro più semplice per la creazione di pennelli e partner e quant'altro. È stato anche migliorato Jezure, come cacchio si pronuncia, che è il motore di elaborazione delle immagini di GIMP. Si nota anche una certa velocità in più nella gestione di alcuni file, ho visto anche questa nell'elaborazione, almeno io ho potuto notare questo. Come sempre è stata rilasciato per Windows, macOS e Linux. Se siete su Linux e avete installato la versione nei repository, dovete aspettare che l'aggiornamento vi arrivi per bontà dei manutentori della vostra distribuzione. Se siete su Ubuntu e derivate, avete utilizzato il PPA di Otto Kessen Gulasch, che sembra una parolaccia, una brutta parola, però non è una brutta parola, si chiama veramente così quel PPA. Non è stato aggiornato per 18.04 di Ubuntu, è stato aggiornato soltanto per disco, almeno mentre vi sto parlando adesso. Speriamo che venga rilasciato l'aggiornamento anche per la versione LTS di Ubuntu, diciamo. Vi consiglio comunque, se non avete particolari necessità di plugin di terze parti, di utilizzare direttamente la versione Flatpak, che è quella ufficiale, che viene pubblicizzata anche da GIMP. Potete, in alternativa, se siete su Ubuntu e derivate, utilizzare la versione nel formato Snap, mantenuta da Canonical, che anche quella è stata rilasciata il giorno dopo, se non ricordo male, sì, il giorno dopo rispetto all'annuncio ufficiale del rilascio di GIMP 2.10.10, quindi anche lì l'aggiornamento è stato rapido. Potete utilizzare, vi ripeto, soltanto però se non avete particolari problemi con plugin di terze parti per GIMP, perché con Flatpak c'è sempre questo problema dei plugin di terze parti, che alcuni non vengono visti. Passiamo adesso nell'argomento di cui vi avevo accennato all'inizio puntata. Cioè, questa settimana c'è stato, diciamo così, un proliferare di notizie riguardanti i browser internet. Ad aprire le danze c'è stata Microsoft, che ha annunciato l'arrivo della versione dev di Microsoft Edge basata su Chromium. Novità di questa versione: è la prima versione pubblica di Edge basata su Chromium per Windows. Ho potuto provare questa versione, l'ho utilizzata per un bel po' da quando è stata rilasciata,
E ho notato che effettivamente ci sono anche dei miglioramenti per quanto riguarda la velocità, di leggerezza di Microsoft Edge basato su Chromium rispetto a Google Chrome. Microsoft ha poi pubblicato anche un elenco di tutte quelle componenti che sono state disattivate rispetto a Google Chrome oppure sostituite da controparti Microsoft. L'elenco è lungo. Molta, molta roba è legata principalmente a servizi.google. Alcuni servizi Google, per esempio per la sincronizzazione dei preferiti, password e quant'altro, sono state sostituite da controparti Microsoft. Quindi con Edge basato su Chromium vi basterà avere una mail di Microsoft per fare la sincronizzazione, al pari di una mail di Google per la sincronizzazione che abbiamo su Chrome. E che dire? E in effetti la rimozione di tutti questi componenti legati a Google consentono di avere un Microsoft Edge basato su Chromium più leggero, più scattante, più reattivo, almeno questo in queste prime versioni. Poi vedremo se poi verrà appesantito ulteriormente da Microsoft. Si sta parlando anche dell'arrivo di una versione per altri sistemi operativi come Linux e macOS. Sono stati anche dei tweet che hanno vociferato di un possibile arrivo, però attualmente nulla è certo. L'unica cosa certa attuale è che Edge basato su Chromium è compatibile con Windows 10 e Windows 7. Passiamo adesso a parlare dell'altro browser basato su Chromium che non è Chrome, ovvero Opera. Gli sviluppatori di Opera hanno annunciato il rilascio di Opera Reborn 3 questa settimana. Non so se ce la farò a finire la registrazione perché sono troppe ore di mezzo. Comunque, Opera Reborn 3, per gli amici a cui piacciono i numeri, Opera 60, porta alcune funzionalità interessanti su desktop, che sono lì interessanti, ma per alcuni potrebbero essere anche un po' ambigue. Vabbè, vi racconto che cosa c'è di nuovo. La prima cosa che salta agli occhi è la nuova interfaccia, una nuova interfaccia utente più pulita, meno fronzoli, più flat, come piace adesso. È possibile averlo in due varianti, interfaccia utente, la chiara e la scura, perché i temi scuri stanno piacendo a tutti quanti, non lo so perché, vanno di moda. Vi ricordate del blocco degli annunci pubblicitari che era stato aggiunto su qualche release fa? Bene, è stato, diciamo così, potenziato, anche se da quel che ho visto è ancora rilevato da alcuni siti internet che hanno gli anti-ad blocker, quindi su alcuni siti internet è inutile. Non faccio nomi, ma voi sapete chi è il noto blog italiano di informazioni per quanto riguarda la telefonia. Apro e chiudo parentesi. È stata aggiunta a questa funzionalità di blocco degli annunci pubblicitari, è stata affiancata una VPN. Ebbene sì, Opera Reborn 3 integra adesso una VPN completamente gratuita e illimitata, che consente di creare una connessione crittografata. Eh sì, è utile per esempio se voi state navigando su una wifi pubblica e volete che le vostre informazioni personali siano più sicure e private, diciamo così. Funziona con dei server di Opera. A detta di Opera non viene registrato o conservato alcun dato relativo alle attività degli utenti, appunto per garantire la privacy degli utenti. Alcuni hanno obiettato su questa cosa, perché sapete che Opera è stata acquistata da una società cinese e quindi c'è la paura che non siano totalmente trasparenti, che magari le informazioni passino attraverso dei server cinesi e qualcuno ci spii dalla Cina. Dalla Cina ci spiano. Vabbè. Comunque, i dubbi vengono anche a me, però ci dobbiamo fidare di quello che dice Opera. L'ultima funzionalità interessante che è stata aggiunta ad Opera Reborn 3
Ah, fare un sondaggio per una raccolta firme per fargli cambiare nome e togliere sto cacchio di robot dal nome. Dicevo, opera adesso il primo browser Web3 Ready. È stato aggiunto un crypto wallet integrato che consente di archiviare e utilizzare criptovaluta, conservare transazioni sicure con blockchain e navigare utilizzando applicazioni Web3. Funziona sia su desktop che su mobile. Chi fa utilizzo di criptovalute ne sarà contento. Ovviamente, come sempre, è disponibile per Windows, macOS e Linux, oltre che per Android. Nel blog trovate maggiori informazioni. Poi andatevi anche a vedere il video che è stato postato, perché per presentare Opera Reborn 3 è stato postato un video sulla pagina di Opera. Andatevelo a vedere, un video carino che è stato fatto su realtà distopiche, future e quant'altro. Passiamo adesso all'altro browser, a quello che per antonomasia è rispettoso della privacy degli utenti, ovvero Firefox. Sapete che Mozilla è molto attento alla privacy degli utenti. Qualche tempo fa, l'anno scorso, ha aggiunto delle nuove funzionalità antitracciamento. Adesso ha deciso Mozilla di dichiarare guerra a due pratiche scorrette che vengono fatte da alcuni siti internet che fanno uso di script di fingerprinting e di cryptomining. Che sono gli script di fingerprinting? Vengono incorporati su molte pagine web e raccolgono in maniera, diciamo così, invisibile agli utenti un'istantanea della configurazione dei nostri computer. Creano una sorta di impronta digitale. Questa impronta digitale può essere utilizzata per rintracciarsi sul web anche se noi cancelliamo i cookie. Ovviamente questo viola le politiche antitracciamento di Firefox e quindi Mozilla ha deciso di mettere un blocco a questo tipo di script. Altro blocco, altra categoria di script che verrà bloccata con le prossime versioni di Firefox, sono gli script di crypto mining, cioè quegli script che vengono integrati in alcune pagine web che utilizzano la potenza del nostro CPU, dei nostri computer, per generare criptovalute a vantaggio di qualcun altro, ovviamente senza il nostro consenso. Questi script, soprattutto questi qua di crypto mining, rallentano il nostro computer, consumano la batteria e fanno lievitare la bolletta elettrica. Per combattere queste minacce, Mozilla ha stretto una collaborazione con Disconnect, che ha compilato un elenco di domini che fanno uso di script di fingerprinting e di crypto mining. Questa funzionalità di blocco attualmente è presente nel canale Nightly di Firefox. Nelle prossime settimane verrà, diciamo, preattivata di default su Firefox Nightly e arriverà in forma stabile quando verrà rilasciata la versione stabile di Firefox 67. Quindi fra non molto potremo beneficiarne tutti anche nel canale stabile. Passiamo adesso all'argomento, quello lì che piace a tutti quanti. Avete sentito? Aspetta, oh, pensavo di aver messo il dito. Dicevo, l'argomento che piace a tutti quanti. La cosa che piace di più a tutti quanti i pinguini all'ascolto, personalizzare la propria distribuzione Linux, cambiare il tema e cose del genere. Ho pubblicato questa settimana un post riguardante Marwaita, ecco perché dicevo che la R sta settimana sono troppe, mamma mia, non ce la faccio più. Che cos'è? È un tema GTK e di icone, perché c'è anche una companion, un tema companion di icone, pensato per GNOME Shell, Cinnamon, Budgie, XFCE. Con Mate non ho provato, ma quasi sicuramente funzionerà pure con Mate. Una variante chiara, grigio e blu, e una variante scura, nera e blu. Cioè, molto interista come tema, diciamo. La versione per Cinnamon, tra parentesi, il tema per Cinnamon è anche carino, da guardarsi. Per Cinnamon è proprio la barra di Cinnamon, È molto carino e consente di togliere, lo dico, perché io una cosa che odio proprio che mi piace Linux Mint, mi piace, sì, non mi piace Linux Mint, mi piace, però cacchiarola, quel cavolo di tema verde, che poi hanno fatto le varianti cromatiche, ma fanno schifo uguale perché è sempre lo stesso. Non le posso digerire. Io la prima cosa che faccio quando arrivo su Linux Mint con Cinnamon è cambiare il tema. Perché quel tema di default, mi vengono d'improvviso a pensarci.
Comunque, si vede che questo tema per Cinnamon è compatibile con di Cinnamon, molto, molto carino, molto più elegante del tema di default di, che trovate su Linux Mint 19.1. Di questo tema esiste anche una variante nuova chiamata Maruaita. Maledetta cosa. Maruaita 2019. Però questa versione è la versione 2019 pensata specificatamente per Gnome Shell, perché appunto non c'è il tema per Cinnamon, non c'è il tema per gestore delle finestre e quant'altro. Però se voi volete utilizzare la versione GTK di Maruaita 2019 e aggiungere la versione del pannello per Cinnamon per gestore di finestre che trovate nella versione 2018, con un art attack, taglia e incolla, potete farlo. Io l'ho fatto e il risultato è piacevole. Speriamo che magari lo sviluppatore si decida a rilasciare una versione, diciamo così, compatibile anche della versione 2019 di Maruaita. Passiamo adesso a Ubuntu Mate. Il team di Ubuntu Mate, a ottobre scorso, ha rilasciato delle immagini di Ubuntu Mate 18.10 per GPD Pocket e GPD Pocket 2. Sono dei mini portatili, chiamiamoli così, fatti da questa azienda cinese, GPD, e vengono venduti normalmente con Windows, però il team di Ubuntu Mate ha deciso di rilasciare una versione di Ubuntu Mate specifica per questi due mini portatili. Specifica perché? Perché ci sono alcune modifiche che consentono di far funzionare questi dispositivi out of the box senza nessun problema. Il team di Ubuntu Mate ha appena deciso di rilasciare una versione aggiornata delle ISO di Ubuntu Mate 18.04.2, personalizzata per questi due mini portatili, e ha iniziato i lavori e ha iniziato anche a rilasciare la prima immagine per Ubuntu Mate 19.04, sempre per questi due device. Quindi se avete questi mini portatili, perché mini PC non si possono chiamarsi così, e volete provare Ubuntu Mate, sappiate che esiste una versione specifica per questi due mini portatili. Se GPD magari all'ascolto e mi vuole regalare il GPD Pocket 2, così glielo testo io pure con Ubuntu Mate, fra poco il mio compleanno, la settimana prossima, quindi magari io sto qua. Vabbè, fatemi sognare un po'. Comunque, passiamo adesso a KDE. La prossima settimana verranno rilasciate le KDE Application 19.04. Cioè sarà una revisione della maggior parte dei programmi della suite di KDE Plasma. Lo scorso mese di gennaio vi avevo annunciato che sarebbe arrivato a breve il supporto per mostrare e verificare le firme digitali dei PDF in Ocular. Questa funzione, essenziale per le aziende o chi necessita di scambiare documenti in qualsiasi veste ufficiale, approderà ufficialmente con KDE Application 19.04. Quindi, la prossima settimana, Ocular avrà finalmente il supporto a questa funzionalità. Per celebrare la cosa, la community di KDE ha pubblicato anche un video carino dove fa vedere questa nuova funzionalità. Andatelo a vedere, trovate il link su Marcosbox. Restando in ambito applicazioni per KDE, vi ricordate di Elisa, che era Elisa, il player audio sviluppato dalla comunità di KDE. Nelle prossime settimane arriveranno nuove funzionalità. Adesso il team di sviluppo ha annunciato tre nuove funzionalità. La prima, il supporto alla libreria libvcl, RibVLC, scusate, sviluppata da Videorun. Perché è stato aggiunto il supporto RibVLC? La versione attuale stabile di Elisa, nelle versioni Flatpak e Windows, aveva alcuni problemi di compatibilità per alcuni formati audio. Con l'aggiunta di supporto a RibVLC viene risolto questo problema e adesso Elisa, anche nella versione Flatpak e nella versione per Windows, dovrebbe poter leggere praticamente tutti i formati audio. Sembrerà strano, poi, ma mancava il supporto per la barra di avanzamento su KDE Plasma. Con la prossima versione verrà anche aggiunto questo supporto. Infine è stata fatta
sono stati fatti dei miglioramenti per la modalità party, che consente, diciamo così, una visualizzazione della playlist semplificata. Nella modalità party è adesso possibile passare da un qualsiasi elemento, da qualsiasi traccia all'altra, semplicemente facendo clic su di esso. Funzionalità questa molto comoda per chi ha display touchscreen. Ultima notizia della settimana è un rant. Vi ricordate che la scorsa settimana vi avevo parlato nel post Testiamo l'assistenza Xiaomi Italia delle mie disavventure con Xiaomi? Ho detto, no, siccome c'ho un Mi A2 Lite acquistato in Italia, che dopo 5 mesi iniziava ad avere una macchia gialla sul display in alto a destra, ho detto, proviamo, mandiamo in assistenza e vediamo come funziona. Ho provato a mandare in assistenza. Dopo una settimana il telefono mi è tornato dall'assistenza. Ho detto: cavolo, Xiaomi in una settimana ha risolto il problema. Sono andato per prendere il telefonino e mi sono accorto che il problema è ancora presente. Praticamente hanno ignorato la bolla d'accompagnamento che diceva c'è un problema di display e non hanno risolto il problema. Adesso mi ritrovo con il device che ho dovuto mandare nuovamente in assistenza. Speriamo che questa volta i tecnici di Xiaomi, del centro assistenza nazionale di Xiaomi, riescano ad accorgersi del problema. Perché io non so, perché forse magari è stata una svista, che non hanno visto il problema, non lo so, non voglio malignare. Comunque, fatto sta che me l'hanno rimandato con lo stesso problema di prima, senza aver fatto la sostituzione, mi hanno fatto perdere tempo, hanno sprecato anche i loro soldi per quanto riguarda la spedizione, io non so. Speriamo che questa volta appunto venga risolto il problema, anche se dubito, perché ultimamente mi sono accorto che Xiaomi l'assistenza non è tanto fatta bene. Assistenza telefonica rispondono spesso con accento straniero, quindi è difficile anche parlare con queste persone. Alle poste elettroniche, all'indirizzo di posta elettronica ufficiale, non rispondono. Io ho mandato anche una mail per far presente questo problema, che mi hanno rispedito indietro il telefono. L'ho riparato, l'ho mandata, e oggi, che è sabato, mentre sto registrando, ancora non mi arriva nessuna risposta. Non mi viene arrivata, sapete, quelle risposte automatiche del tipo: abbiamo preso in consegna il tuo telefonino. Niente, se ne fregano niente, io non lo so. Anche perché poi mi fa ridere, perché poi quando ho telefonato la scorsa volta al centro assistenza, ho specificato, vedi che ho mandato anche la mia, però voi non mi avete mai risposto a quella mia. No, ma noi rispondiamo a tutte le mail, mi ha fatto la signorina per telefono. Ma ho detto, rispondere, perché in questo caso questa è la seconda mail che mi viene ignorata completamente. Ho appiccicato in faccia, io non lo so, che mi ignorate, non lo so, vado sempre nello spam, non lo so, fatemi capire. Vabbè, speriamo di avere notizie la settimana prossima, che magari mi danno il telefono prima delle vacanze di Pasqua, ma ne dubito, ho come l'impressione che qua se ne andrà meno via un'altra settimana e mezza. Vabbè, poi vi terrò aggiornati sulle mie disavventure con Xiaomi Italia. Bene, con questa notizia ho concluso, vi auguro buona Domenica delle Palme, per chi ci crede, anche se non ci credete, buone Palme lo stesso, perché è una festa, diciamo, di pace, quindi fa sempre bene, e la pace è sempre buona. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo forse domenica prossima di Pasqua, ma credo di sì, che riuscirò a fare la puntata. E beh, alla prossima settimana. Ciao ciao.